Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura i temi del lavoro, partiamo dalla vertenza ICO di Alanno. Questa mattina nella sede di Confindustria Abruzzo in via Raiale a Pescara c'è stato il tavolo di lavoro dedicato proprio al problema dello stabilimento della provincia di Pescara. All'incontro hanno partecipato le sigle sindacali e la proprietà, si cerca di trovare un accordo che eviti la mobilità per i 96 lavoratori di Alanno. Allora andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. Solo una settimana fa l'incontro al tavolo regionale con il vicepresidente Lolli ed oggi quello in Confindustria. La questione ICO, che vede a rischio i lavoratori del gigantesco stabilimento ex Kimberly Clark, prosegue la sua marcia verso un accordo che tuteli i lavoratori e proprietà. Questa mattina i sindacati hanno presentato le proposte volte ad evitare la mobilità, provando soluzioni diverse alla questione. Ovviamente quello che si cerca di gestire, quelle che possono essere sia sotto l'aspetto di ammortizzatori sociali, sotto l'aspetto che può essere di una riorganizzazione a livello di stabilimento, di azienda, ma anche quello che può essere la possibilità di trovare un eventuale acquisitore esterno. Si cerca di evitare la mobilità comunque? Si cerca di evitare quello che possono essere le situazioni più gravose per i lavoratori. L'auspicio è quello che si possa andare avanti con un percorso di condivisione sugli ammortizzatori sociali ed è quello che avevamo chiesto al tavolo regionale alla presenza di Lolli e quindi oggi andremo a fare questa verifica anche rispetto alle norme e rispetto a qual è un percorso per poter arrivare a questo traguardo. Il ruolo di Confindustria è quello di un'assistenza tecnica all'azienda e in base a quello che sarà l'esito del tavolo noi daremo i suggerimenti necessari per le operazioni che saranno svolte. È chiaro che è una situazione molto difficile da dover gestire e cercheremo comunque una soluzione che sia la meno impattante possibile. Continua il caos per i lavoratori della Acqua Santa Croce di Canistro. La sorgente è stata chiusa, ma l'imbottigliamento continua e i lavoratori restano in mobilità. I sindacati chiedono dunque risposte urgenti alla Regione Abruzzo. Il servizio è di Germana Dorazio. I lavoratori dell'Acqua Santa Croce sono ormai destinatari di licenziamento. Ad affermarlo è Franco Pescara, segretario regionale della FAI CISL, che richiama l'azienda e la Regione Abruzzo alle proprie responsabilità. Dopo le vicissitudini, il bando del 2015, la concessione provvisoria e definitiva, spiega Pescara, la Regione ha revocato il 4 ottobre 2015 la concessione alla società Santa Croce. Ad un anno di distanza però non c'è ancora traccia del nuovo bando, più e più volte annunciato. La FAI CISL sottolinea che gli obiettivi sindacali, ovvero mantenere in forza gli attuali 75 dipendenti, al momento dell'esito dell'aggiudicazione della concessione, sono definitivamente naufragati proprio l'8 settembre scorso con l'avvio della mobilità da parte dell'azienda. Secondo quanto messo nero su bianco dalla società, sottolinea Pescara, le motivazioni di questa decisione sono legate proprio alla mancata autorizzazione a prelevare l'acqua per l'imbottigliamento dalle sorgenti di Canistro. Ma non si comprende come, sottolinea la nota del sindacato, sebbene la Regione abbia negato la proroga, si continua ad imbottigliare, nonostante siano state avviate le procedure di licenziamento. La FAI CISL manifesta dunque forti dubbi sul futuro dei 75 dipendenti e chiede un chiarimento immediato da parte della Regione, oltre all'emanazione del bando per l'imbottigliamento dell'Acqua Santa Croce. Un'avvertenza, conclude Pescara, che si trascina ormai dal 2009 tra cassa integrazione, mobilità e contratti di solidarietà e al momento senza alcuna garanzia proprio per i lavoratori. Cambiamo argomento, il nuovo depuratore di Pescara avrà un commissario straordinario, si tratta di Giampiero Leombroni, attualmente a capo dell'ERSI e commissario per quanto riguarda l'ARAP, l'Agenzia Regionale per le Attività Produttive. Questa mattina si è parlato proprio dell'ARAP nella conferenza stampa in cui a sorpresa è arrivato l'annuncio di Leombroni, commissario per il nuovo depuratore di Pescara, ARAP che sarà oggetto di un piano di risanamento. Allora andiamo a vedere insieme il servizio.
Giampiero Leombroni sarà il nuovo commissario straordinario per la costruzione del depuratore di Pescara. L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a margine della conferenza stampa per annunciare il piano di risanamento dell'ARAP, l'Agenzia Regionale per le Attività Produttive. Leombroni, attualmente a capo dell'ERSI e commissario straordinario dell'ARAP, già impredicato di diventare il nuovo amministratore di ACA, ha spiegato i contenuti dell'incarico che a breve verrà formalizzato dal governo. Si spera che si possano attivare procedure commissariali che consentano l'accorciamento dei tempi generalmente dovuti all'approvazione delle fasi iniziali della progettazione dell'espletamento della gara, in maniera da tentare già per la prossima stagione estiva di dare un mare molto più pulito di quello che abbiamo avuto quest'anno. Diciamo che probabilmente per l'estate 2018 sicuramente avremo una condizione del fiume e della depurazione molto più adeguata alle esigenze che esprime un territorio come l'Abruzzo, che viene percepito come essere la regione verde d'Europa. Per quanto concerne l'ARAP, D'Alfonso e Leombroni hanno annunciato il dimagrimento dell'ente. Oggi il costo del personale, che ammonta a 5 milioni di euro, incide per il 53% sul fatturato. 8 dirigenti e 15 quadri sono troppi rispetto alle unità operative. Non saranno toccati i presidi territoriali, ma riorganizzato il personale, posti in essere demansionamenti e prepensionamenti. Sul fronte operativo, la nuova ARAP dovrà rendere il territorio idoneo all'installazione di nuove imprese, agendo sulla depurazione e l'approvvigionamento idrico, oltre che sulla creazione delle infrastrutture internet di ultima generazione. ARAP quindi si occuperà delle bonifiche dei siti inquinati a partire da Bussi e delle discariche, oltre alla rete a fibra ottica. Inoltre sarà completato il catasto dei siti produttivi. Qual è l'ambizione della Regione? Di inaugurare una nuova stagione di attrazione di investimenti. Perché queste realtà sono nate non per gestire carte o dossier, ma per fare in modo che si trovino bene gli imprenditori che già operano e gli imprenditori che devono arrivare. Adesso invece una notizia che riguarda le banche. La Commissione ha autorizzato un'estensione del processo di vendita per le quattro banche Ponte: Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Cariferrara e Nuova Carichieti. Lo ha comunicato in una nota proprio la Commissione europea. La decisione emendata approva una soluzione complessiva per le banche in linea con le regole dell'Unione Europea. Il processo di vendita mira a massimizzare il valore delle quattro banche, minimizzando i costi per i contribuenti ed assicurando che non diventino necessari nuovi aiuti di Stato, scrive sempre la Commissione europea. Adesso la sanità. Forza Italia torna a denunciare il rischio indebitamento per la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti. Secondo il project financing presentato dalla società Maltauro, la regione si troverebbe a pagare, una detta di Forza Italia, più di 23 milioni di euro l'anno per i prossimi 27 anni. È un botta e risposta continuo il caso del project financing per il nuovo ospedale di Chieti. Continua a far discutere opposizione e maggioranza, contando anche qualche voce fuori dal coro. Olivieri si è reso conto che questo progetto di finanza, tra le entrate e le uscite per 30 anni, dei dati veri e reali che io ho letto sul bilancio e che non mi sono inventato come qualcuno fa, a pagina 18 di una delle relazioni, porta una differenza di 704 milioni, che diviso 30 anni significa un costo per 30 anni di 24 milioni di euro. A tracciare numeri e cifre è di nuovo il consigliere di Forza Italia Mauro Febbo, che questa volta porta alla luce i dati contenuti nel bilancio d'esercizio del 31-12-2015 dell'ASL di Chieti Vasto Lanciano, chiusa con una perdita di oltre 31 milioni di euro. Il consigliere poi sottolinea che nella previsione di bilancio 2016 si parla di una perdita di 55 milioni di euro. Ecco dunque che un indebitamento per 27 anni, come previsto dal project financing, risulterebbe il colpo di grazia per la sanità. L'ANAC qualche settimana fa, e precisamente il 31 agosto, quindi meno un mese fa, ha bocciato severamente lo stesso progetto di finanza di Nuoro, una ALS di Nuoro, progetto di 1 miliardo 27 anni, è stato solamente bocciato. Questi sono progetti che partono
si bloccano e poi non sai come va a finire. Il rischio è quello che l'ospedale di Chieti come si potrà ritrovare? L'ospedale di Chieti si potrà ritrovare con un progetto di finanza iniziato, con molti reparti trasferiti, guarda caso una città molto vicina a Chieti, e dopodiché il progetto di finanza non si potrà portare avanti, avremo l'ospedale chiuso e qualche altra città avrà finalmente l'ospedale di secondo livello. Adesso ci occupiamo di rifiuti. Le immediate dimissioni del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca sono state chieste dal gruppo consigliare regionale del Movimento 5 Stelle. La questione è quella degli inceneritori, ne è previsto uno nel decreto Sblocca Italia che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Presidente del Consiglio. L'articolo 35 appunto prevede che ci sia un depuratore anche in Abruzzo. Il Movimento 5 Stelle se la prende con Mazzocca, reo di non aver agito per scongiurare il pericolo. Allora andiamo ad ascoltare l'intervista a Sara Marcozzi. Il Movimento 5 Stelle aveva sostenuto da tempo che alla fine si sarebbe arrivati con lo Sblocca Italia a impiantare un inceneritore in Abruzzo. La cosa è diventata realtà con la pubblicazione del decreto, anche se Regione Abruzzo ha sempre detto che in virtù di un accordo con la Regione Molise si potrebbe utilizzare l'impianto molisano per l'incenerimento. L'assessore Mazzocca deve dimettersi, secondo noi, per manifesta inconsistenza politico-amministrativa. Il Movimento 5 Stelle in più di un'occasione ha chiesto l'approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti che scegliesse la linea del solo recupero materia, escludendo in tutti i modi l'incenerimento. L'assessore Mazzocca e questa giunta non hanno fatto nulla. Dell'altro ieri è il DPCM che ci dice che è confermata la presenza di un inceneritore nella nostra regione, a Mazzocca non resta che dimettersi. Perché non è stata eliminata la possibilità di impiantare un inceneritore in Abruzzo? Dai documenti leggiamo che inizialmente nella bozza di decreto che noi annunciamo ad agosto, di decreto attuativo dello Sblocca Italia, erano previsti 11 inceneritori in 11 regioni. Tre regioni, Liguria, Piemonte e Veneto, hanno modificato il piano regionale di gestione dei rifiuti e sono usciti da questa bozza. In queste regioni gli inceneritori non si faranno, questo era quello che abbiamo chiesto a Mazzocca e che Mazzocca non ha fatto. Che cosa si può fare adesso? Si può votare no al referendum costituzionale. La grande battaglia che noi abbiamo fatto contro lo Sblocca Italia, che secondo noi era incostituzionale perché violava delle competenze regionali, adesso si sposta nella riforma costituzionale, dove di fatto lo Sblocca Italia è stato costituzionalizzato. Per cui se vogliamo combattere inceneritori, petrolizzazioni e questa deriva oligarchica nei confronti appunto dello Stato e questa spoliazione di competenze delle regioni a favore dello Stato, dobbiamo votare no al referendum costituzionale. Ed ora ci spostiamo a Teramo. Ormai da un anno l'amministrazione comunale è criticata su più fronti. Il rimpasto di inizio estate pare non sia servito a placare le polemiche, le divisioni nell'amministrazione comunale, questa volta attaccata non solo dall'opposizione ma anche da alcuni cittadini. Andiamo a vedere insieme il servizio di Elisa Leuzzo. È ormai da tanti definita una giunta in crisi permanente, la cui unica prospettiva è la sopravvivenza nell'immediato. Ormai da un anno l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Brucchi infatti viene attaccata non solo dall'opposizione ma anche dai cittadini. A cominciare dal Partito Democratico guidato da Gian Guido D'Alberto, che oltre ad accusare l'amministrazione Brucchi di incapacità totale, definendo la giunta senza progettualità di lungo periodo, questa volta interviene sulla polemica tra commercianti e comune circa lo stallo dei lavori sul Corso San Giorgio. D'Alberto accusa l'amministrazione di aver tentato maldestramente di far ricadere ogni responsabilità sulla sovrintendenza, tentativo impietosamente naufragato durante la manifestazione dei commercianti, alla quale ha preso parte solo l'assessore lavori pubblici Franco Fracassa. Grave inoltre per il PD l'assenza del delegato al commercio, l'assessore Roberto Canzio, sintomatica del fatto che, al cospetto di una giunta incapace di dare e darsi un indirizzo e una coerenza politica, ciascun componente pensa solo al proprio orticello.
E poi c'è il Movimento 5 Stelle, il consigliere Fabio Berardini, che oltre ad accusare l'amministrazione Brucchi di incompetenza, dice basta con l'agonia, con un consiglio comunale che non viene convocato da mesi a causa dei litigi interni della maggioranza. Basta i ricatti per raggiungere una poltrona o un incarico nella partecipata. Chiede al sindaco di rassegnare le dimissioni invece di rimanere a galla tra i ricatti incrociati di Gattiani, Dodiani e D'Alfonsiani. In ultimo, il consigliere Berardini chiede pubblicamente una smentita da parte del PD circa le indiscrezioni uscite quest'oggi sulla presunta cena tra Paolo Tancredi, Dodo Di Sabatino e Luciano D'Alfonso, nel corso della quale si sarebbe indicato proprio Dodo Di Sabatino come candidato sindaco del Partito Democratico per le prossime elezioni comunali. Tornando alla questione di Corso San Giorgio, dopo la clamorosa protesta con tanto di catene, presidio e cartelloni, i commercianti lanciano una petizione e in due giorni raggiungono le 900 firme. Il presidio permanente al centro del maxi cantiere continua fino a quando, hanno specificato gli esercenti, i lavori non riprenderanno materialmente. L'atteso incontro con la sovrintendenza, che servirà a sbloccare il cantiere e a indicare le prescrizioni che il comune dovrà seguire per salvaguardare i resti dell'acquedotto romano che sono stati rinvenuti durante i lavori di scavo, è previsto per martedì 11 ottobre. Adesso apriamo la pagina della cronaca, iniziamo dall'operazione della Guardia di Finanza dell'Aquila che ha sequestrato 500.000 euro in beni immobili per recuperare una evasione fiscale da parte di una azienda edile. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito un sequestro di beni immobili per un valore complessivo di 470.000 euro nei confronti di tre soggetti responsabili a vario titolo del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La misura cautelare eseguita giunge al termine di complesse indagini svolte dalla Finanza e dall'Agenzia delle Entrate. Nel corso delle indagini, gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno appurato che la società di costruzioni in questione si era spogliata per mano del legale rappresentante ed in concorso con la ex consorte e con il socio di maggioranza di parte dei beni aziendali attraverso operazioni simulate. Più in particolare, gli asset aziendali erano stati trasferiti alla nuova compagna dell'imprenditore in forza di un titolo di credito artatamente creato per questa donna. Con questa operazione la donna era entrata così legittimamente in possesso degli asset aziendali, conferendoli subito dopo nel patrimonio di un trust amministrativo dello stesso imprenditore edile. Con questa manovra sono state inibite le procedure di riscossione coattiva delle imposte. È scattato così il decreto di sequestro dei beni immobili illecitamente trasferiti per un valore di 470.000 euro. Continuiamo con la cronaca. Arrestato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara lo specialista dei furti sulle auto. Si tratta di Vito Antonio Bombino, 37 anni, originario di Trinitapoli, ma da tempo residente nel pescarese. Lo scorso 16 luglio era stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di refurtiva frutto di centinaia di furti su auto in sosta commessi nei mesi precedenti tra Pescara e Montesilvano. Oltre a due jammer, disturbatori di frequenza usati per inibire il funzionamento di allarmi delle autovetture, erano stati sequestrati portafogli, borse e borselli, circa 100 paia di occhiali da sole, 25 cellulari, due computer portatili, palmari, chiavette USB e chiavi di autovetture, oltre ad una valigetta con un set di pipe di pregio ed altro materiale per un contanti per 15.800 euro. Quasi tutti i beni sequestrati sono stati restituiti poi ai legittimi proprietari. Adesso ci occupiamo di scuola, in particolare di università. Questa mattina in regione a Pescara è stato sottoscritto un importante accordo di programma che dà il via al progetto di riqualificazione dell'ex Ferro Hotel in centro nel capoluogo adriatico che diventerà una casa dello studente.
Regione Abruzzo, Azzo e Comune di Pescara hanno sottoscritto questa mattina l'accordo di programma che avvia l'iter del progetto di riqualificazione dell'ex ferrotel di Pescara. Il documento consentirà di partecipare ad un avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione con il quale dovrebbe essere finanziato metà dell'importo totale dei lavori, che ammontano a circa 5 milioni di euro. L'accordo prevede che il Comune conceda la gestione per 30 anni dello stabile all'azienda per il diritto allo studio universitario, mentre la Regione finanzierà la progettazione della ristrutturazione per circa 70.000 euro. La casa dello studente dell'ex ferrotel nel pieno centro di Pescara sarà la seconda casa dello studente del capoluogo adriatico, perché a breve verrà inaugurata l'ex casa Ater di Via Croce con 65 posti. L'obiettivo è garantire il diritto allo studio dei 26.000 studenti dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara e recuperare uno stabile oggi lasciato nel degrado all'interno del piano complessivo di riqualificazione dell'area di risulta. Questo progetto ci convince, ci piace, parteciperemo con grande entusiasmo a questo bando ministeriale insieme a due immobili messi a disposizione da Chieti, quindi dalla città di Chieti. Quindi con questa operazione cerchiamo di mirare, di puntare, appunto di centrare due obiettivi: l'ex ferroter a Pescara e due immobili nel centro di Chieti, anch'essi abbandonati in una zona seppur centrale ma purtroppo di periferia, perché non praticata, non vissuta dai cittadini. E sempre a Pescara, studenti in piazza per protestare contro il nuovo piano del trasporto pubblico regionale. Andiamo a vedere. Giovani studenti delle superiori che scendono in piazza per chiedere una legge regionale che tuteli il diritto allo studio. La questione ruota intorno alla recente riorganizzazione dei trasporti pubblici e al caro biglietti. Le idee sono chiare, la loro proposta tocca in dettaglio tutti i punti. Oggi noi studenti di Pescara, studenti delle superiori di Pescara, assieme agli studenti di Lanciano e di Sulmona, parleremo e chiederemo l'apertura di un tavolo di lavoro con la Regione e con la TUA, il servizio di trasporto pubblico, per far sì che vengano attuate le proposte che abbiamo elaborato di Mi Muovo sul trasporto pubblico locale, per garantire un trasporto gratuito per tutti gli studenti, alle corse notturne e abbonamenti integrati ferrogomma. Ovviamente tutti questi interventi andrebbero a garantire il diritto allo studio. Il diritto allo studio purtroppo non è rispettato in tutta Italia, ma soprattutto in questa regione, a causa di una legge regionale ferma al 1978, quindi non più idonea per rispettare, per far garantire i bisogni degli studenti. Per questo anche su questo lato incontreremo dei dirigenti dell'assessorato all'istruzione e chiederemo che si inizi a parlare in consiglio regionale della tematica e che si inizi a pensare di aprire un tavolo di lavoro con il mondo della scuola per aggiornare la legge. Trasporti inaccessibili, eccessivamente costosi, molte volte insicuri, si prende ad esempio la corsa che prese fuoco 2 anni fa, la corsa studentesca diretta a Penne, e molte volte non garantiscono nemmeno l'arrivo a scuola prima dell'orario, prima della prima ora, quindi in tempo. All'Aquila, tra lavori post terremoto e nuove esigenze didattiche, l'Università degli Studi procede ad un riordino delle sue sedi, ce ne parla la rettrice Inverardi. L'Università dell'Aquila è quasi tornata alle origini, abbandonando i capannoni industriali del post-sisma. A dirlo con una certa soddisfazione la rettrice Paola Inverardi, che a 7 anni dal terremoto traccia una ricognizione degli edifici. Con l'acquisizione dal demanio della struttura della zona di Acquasanta, anche economia è a posto, restano da definire alcune situazioni in centro, Palazzo Carli e Ospedale San Salvatore, ma si è tornati finalmente nelle 3 aree. Rimane ovviamente da fare un po' di cose al centro storico importanti, che sono Palazzo Camponese, Palazzo Carli e l'ex San Salvatore, per i quali abbiamo progetti in corso, quindi speriamo di arrivare per questi due elementi in tempi relativamente brevi a definire sia l'accordo con gli altri soggetti che naturalmente con il Comune, per poi andare a cercare finanziamenti pubblici per questi due enormi aggregati. Per quanto riguarda Roio, a breve verranno inaugurati nuovi laboratori della Facoltà di Ingegneria, mentre per il Palazzo Vecchio di Roio, già finanziato, i lavori hanno subito un ritardo, ma a breve partiranno.
Per quanto riguarda Roio, c'è rimasto da fare, abbiamo quasi completato i nuovi laboratori che sono molto belli, li inaugureremo, verrete anche lì e li vedrete, e abbiamo completato tutta la parte didattica, oramai non c'è più nulla da fare sulla didattica, ci rimane il vecchio edificio per il quale però è tutto completo e si sta in attesa che il provveditorato bandisca la gara. E abbiamo avuto un piccolo ritardo con il nuovo codice degli appalti che purtroppo ha fatto rimandare la gara perché richiedeva un progetto esecutivo e quindi... però siamo agli sgoccioli, quello è completamente finanziato e partirà e sarà il grande cantiere laboratorio per gli studenti di ingegneria di Roio, perché nella gara noi chiediamo anche nel bando di gara che ci siano offerte migliorative che facciano fruire questo enorme cantiere come un laboratorio anche didattico per tutti gli studenti di ingegneria della nostra università e non solo. Quindi in qualche modo avremo un grande laboratorio a cielo aperto a Roio fra poco. Adesso passiamo allo sport, calcio di Serie A in primo piano, ovviamente parliamo del Pescara che nonostante la pausa di campionato prosegue a lavorare al campo Mastrangelo di Montesilvano, dove domani pomeriggio ci sarà un amichevole con la Primavera. A seguire intanto l'inaugurazione del rinnovato store ufficiale alla quale parteciperà l'intera squadra con staff tecnico e dirigenziale subito dopo la partita. Intanto il difensore Michele Fornasier analizza le difficoltà di questo inizio di stagione dei biancazzurri. Michele Fornasier, questa sosta probabilmente arriva nel momento giusto per ricaricarsi, recuperare anche qualche giocatore in vista poi della gara con la Sampdoria. Sì, assolutamente, viene anche dopo purtroppo un brutto risultato, però come hai detto te è giusto tornare a lavorare e così abbiamo più tempo e anche per recuperare qualche infortunato. Mente fredda, torniamo un attimo a parlare della gara con il Chievo, non è stato il miglior Pescara, probabilmente vi potevate alla fine anche accontentare del pareggio, invece sono arrivati quei due gol nel finale che hanno fatto saltare un po' i piani. Sì, purtroppo sì, però secondo me comunque non avevamo giocato poi così male, avevamo fatto la partita che doveva essere, perché sapevamo la squadra che avevamo di fronte, molto esperta, e poi purtroppo due errori e due gol subiti, però... E sapevamo che questi erano i pericoli di andare incontro a una squadra così esperta come il Chievo e d'altronde sono in Serie A da tanti anni anche per questo. Un po' presto per parlarne, però vogliamo già volgere lo sguardo alla gara con i Bucerchiati, una Sampdoria che non ha iniziato benissimo il campionato. Sì, ha avuto una flessione di risultati dopo le prime due partite, però comunque una squadra molto organizzata. C'ha parecchi giovani anche la Samp e anche comunque con un mix di giocatori esperti in vari ruoli e dovremo stare attenti perché comunque è una squadra molto ostica da affrontare in tutti i campi. Di là dei risultati c'è però un dato positivo, è quello dell'affetto dei tifosi, numerosi anche nella gara con il Chievo. Questa piazza è sempre vicina comunque alla squadra. Sì, assolutamente, e ce ne accorgiamo comunque anche noi giocatori che anche a fine partita comunque lo stadio era sempre stato pieno, riempiono sempre lo stadio e cantano e ci applaudono anche alla fine, anche purtroppo dopo risultati negativi. E vi ricordo che questo pomeriggio, a minuti probabilmente, ci sarà la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale per quanto riguarda il ricorso del Sassuolo per i tre punti presi a tavolino con lo 0-3 della partita tra Sassuolo e Pescara disputata al Mapei Stadium e finita 2-1 per gli emiliani, e dunque ci sono in ballo i tre punti conquistati grazie al giudice sportivo dal Pescara. Vedremo quale sarà il verdetto sul ricorso del Sassuolo. Intanto andiamo avanti con lo sport, scendiamo di categoria adesso per andare in Lega Pro a parlare del Teramo. Domani alle 18:30 i biancorossi ospitano il Padova al Bonolis. Il tecnico Nofri sarà ancora privo dell'infortunato Carraro. Tra i patavini out Neto Pereira, mentre l'allenatore Oscar Brevi squalificato, seguirà il match dalla tribuna. Jacopo Forcella.
Senza Carraro anche sabato col Padova. Il Teramo alla prova dei biancoscudati dovrà fare a meno ancora del trequartista nato proprio nel capoluogo veneto. Un problema non nuovo per Nofri, che di fatto Carraro l'ho avuto a disposizione solamente nella seconda parte della gara col Sant'Arcangelo. Fuori Colfano, fuori a Bolzano e out anche coi biancorossi di Oscar Brevi. Dunque non un contrattempo nuovo per il tecnico del Diavolo, che però ritroverà Alessandro Di Paolo Antonio dopo lo stop che lo ha tenuto per qualche tempo lontano dal terreno di gioco. Ma non è detto che il numero 7 si riprenda subito la corsia mancina nel 4-4-2, perché la sensazione è che potrebbe essere confermata la linea mediana delle ultime uscite, con Boulevardi ancora a sinistra, Steffè e Ilari al centro e Petrella a destra. Di Paolo Antonio sarebbe la carta da giocarsi a partita iniziata e nel caso le cose non vadano nel verso desiderato. In difesa fuori il lungo degente Carcalis, che ne avrà ancora per un po', e aspettando che Sales sia al 100%, il quartetto è quello classico, con Scipione a destra, Dorazio a sinistra, Caidi e Speranza al centro. Davanti Jefferson e Sansovini, almeno dall'inizio, con Croce che, come col Sudtirol, potrebbe subentrare in corso d'opera. Sul fronte patavino invece si rivedrà il playmaker Filipe e il tecnico potrà schierare un centrocampo molto più vicino a quello tipo rispetto a quanto visto sinora. Il brasiliano prenderà il posto di Gaiola. Ancora problemi alla caviglia invece per Carlo Dirisio. Il giocatore ha visto riacutizzarsi il dolore dei giorni passati e di conseguenza la mezzala non sarà a disposizione per la gara del Bonolis. Stesso discorso per Neto Pereira, il cui problema tuttavia è stato di maggiore entità e ha appena iniziato il lavoro in piscina. È tutto per questa prima edizione del TG6. Prima di salutarci vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 19 e alle 23 con il TG6 e vi invito a non cambiare canale perché tra poco c'è Meteo 6 con il nostro meteorologo Luca Mennella. Grazie per averci seguito anche oggi, vi auguro una buona giornata.